Rieccoci ragazzi, bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Abbiamo conquistato il castello di Kaneda e siamo riusciti a salvare nostro zio. Quindi ora stiamo entrando in questa nuova zona, che è anche bella grandetta. Dobbiamo seguire Yuna. Dobbiamo raggiungere il torrione. Vuoi ancora andare via da Tsushima? Non mi resta nulla qui. Potresti aiutarmi nelle prossime lotte? Nostro zio ci vuole parlare. È già tuo zio, Jin. Non hai bisogno di me. Mi servono i miei alleati fidati. Tra l'altro, i capelli di paglia ci hanno tradito, ragazzi. Buona fortuna con tuo zio. Grazie. Jin, ti trovo bene. Sconfiggeremo il Khan e quel codardo di Ryuzo. Voglio le loro teste sui bastioni del mio castello. Ma ho bisogno del tuo aiuto. Conta su di me. Ho sentito delle tue imprese quando ero prigioniero. Metodi brutali. Impulsivi. Senza onore. Era necessario. Per salvarti. Lo so, Jin. E te ne sarò sempre grato. Ma devi abbandonare questa strada. Siamo un esempio per tutta Tsushima. Dobbiamo salvare il paese insieme. Da samurai. E Yuna? Le devo la vita e la tua libertà. In cambio vuole solo un passaggio sicuro per il Giappone. Lo avrà quando il mare sarà sicuro. Ma solo se mi aiuta a riconquistare il castello. Grazie, zio. Partiremo entro un'ora. Sì, Lord Shimura. Ok. Controlliamo gli altri. Aspetta. Prepariamo il nostro cavallo. Se avete delle pelli per me, vi potrei dare qualcosa in cambio. Allora, potenziamenti armi a distanza. Freccia, freccia infuocata, facciamo le frecce, dai. Solo il meglio per voi. Possiamo potenziare anche la freccia infuocata, scelta, ok. Eccellente. Munizioni e risorse. Mi dispiace, mi serve altro per questo. Allora, prendiamo un po' di frecce, siamo pieni. Vabbè. Molte grazie. Non vedo l'ora di sentire delle vostre vittorie. Parla con i tuoi alleati. Hai combattuto bene ieri. Che ha detto tuo zio? Lord Shimura ti offrirà un passaggio in nave dopo che ci avrai aiutato al castello. Non è la mia guerra, Jin. È la guerra di tutti. Dimostra il tuo valore e Shimura ti ricompenserà. Promesso. Lord Sakai, è ora. Tipico di voi samurai. Sfruttate la gente fino all'ultimo. Non l'ha presa bene, Yuna. Posso anche capirlo, comunque. Ci ha salvato la vita. Noi partiamo, l'abbiamo aiutata a salvare suo fratello, ma era comunque
andava comunque a nostro vantaggio aiutare il fratello di Yuna, e poi lei ci ha comunque aiutato a conquistare il castello e a salvare niente punti, ma il nemico Lord Shimura, ragazzi, però di qua. Zio. Cioè, è un po' chiederle troppo adesso. Non hai nulla di cui scusarti, Jin. La gente porta i segni della crudeltà dei mongoli. Chissà cosa avranno fatto a te. La boria di un generale mongolo non basta a mettermi in ginocchio. Hai imparato la nostra lingua e ti ha risparmiato. Cosa voleva? Il mio aiuto nella conquista del Giappone. In cambio di ricchezza, potere e donne. Pensava di metterti contro la nostra gente. Merita la morte solo per questo insulto. Raccontami di questa donna a cui devi la vita. Yuna è valorosa, leale e forte in battaglia. Ishikawa dice che è una ladra. Ma mi piace. Forse è un po' rude, ma ha un cuore buono. Attento a chi concedi la tua fiducia. Anche Ryuzo era tuo amico. Sì, hai ragione. Ti aspettano battaglie difficili. Credo che con Yuna sia diversa. Io ti sosterrò. E anche Yuna. Un tempo quest'isola era nel caos. Furono i samurai a portare l'ordine e a unificare tutta Tsushima. Mostreremo alla gente che l'onore dei samurai arde ancora per quest'isola. È ora di tornare a casa e indossare l'armatura del clan Sakai. È rimasta lì dalla morte di mio padre. Non temere il passato, Jin. Forza, Nobu! Bello questo posto, eh? Senti questo odore? Legna e corpi bruciati. Hanno razziato altre fattorie a sud, ma non così. È la vendetta del Khan per la mia fuga. Dobbiamo salvare le fattorie rimaste, altrimenti non sopravviveremo all'inverno. Ci penserò io. Cosa hanno fatto? Maledetti. Una pattuglia mongola! Travolgiamoli! Porca. Brutto stronzo. Oh, ce l'ha con me, basta questo, eh. E niente, ragazzi. Devo cambiare tecnica. Ok. Mongoli. Erano al castello di Kaneda. I lupi del Khan che massacrano la nostra gente al nord. Dai! I mongoli hanno preso il nostro faro. Riaccenderemo la fiamma. Un avvertimento per il Khan. E speranza per il popolo. Dobbiamo trovare e riaccendere tutti i nostri fari. Ne arrivano. Ah!
Che succede? La forma della pietra è efficace contro gli spadaccini. Vabbè, già lo so. Però io adesso non voglio mettere la forma della pietra. Devo per forza. Vabbè. Diglielo. Boom. Abbiamo ucciso il capo. Meritavano di peggio. Rinforzi. Si accerchiano. Arrivando uno schieramento con gli esplosivi. Possiamo usarli contro di loro. Prepara l'arco. Distruggiamoli! Senza pietà! Fatta? Grazie Yuna per averci avvisato. Pronta a combattere per noi? Voglio lasciare quest'isola. Insieme a te. Non abbiamo ancora finito. Alfaro, la sua fiamma dirà ai mongoli che la nostra vittoria al castello di Kaneda era solo l'inizio. E che il Khan ha le ore contate. Ok. Grazie per essere qui, Yuna. Sei stata un ottimo diversivo. È un onore servirvi, signori. Servono guerrieri come te al nostro fianco in battaglia. Sarà difficile trovarne se non ampliate i vostri orizzonti. Dobbiamo salire sul faro. Dici quello che devi e poi lasciaci andare. Yarikawa ha molti guerrieri. E se le sue mura resistono... Ho soffocato la ribellione di Yarikawa. La sua gente non mi ama. Lo so. Sono cresciuta lì. E dove hai imparato a rubare? Yuna ha molta stima di te, Lord Shimura. Convincerà la gente a lottare per il tuo vessillo. Molto bene. Aiuta Lord Sakai a radunare questo esercito. E sarai sulla prima nave per il Giappone.
con mio fratello. Aspettami nella città vecchia. Grazie, Jin. È ora di inviare il messaggio. Riaccendi il faro, vai. E dai, ma così poca esperienza mi dai. Spero che il Khan lo veda. Lo farà. Riconquisteremo il tuo castello, zio. E annienteremo i mongoli. Davveri samurai. Torna a casa e prendi l'armatura di tuo padre. Recluta gli abitanti di Yarikawa. Io chiederò altri rinforzi allo shogun. Come mandi un messaggio in Giappone? Grazie a qualche losca conoscenza. Il pirata Goro, alla baia di Umugi, mi deve un favore. Se è vivo, lo troverò. Portalo al nostro vecchio campo da caccia. Ci rivedremo presto. Fino ad allora, fai attenzione. Non posso perderti ancora. Signore! Abbiamo liberato un prigioniero. E quindi? Un monaco guerriero. Vuole parlarvi. Un monaco guerriero. Parliamoci. Dovremmo lottare insieme. Dove sta? Non sappiamo usare spade e lance. Allora impareremo. Lotteremo con Lord Shimura e saremo premiati. Ah, sta lì. Potremmo diventare samurai. Lord Sakai, ringrazio voi e i vostri compagni. Dove operi? Al Tempio del Cedro. Noi monaci andammo a sud per combattere i mongoli dopo la notizia di Komoda. Ma il viaggio terminò qui. Mi dispiace. Cos'è successo? Tesero un'imboscata e ci catturarono. Ci gettarono in una fossa coperta, senza cibo. Era così buio che non ci si vedeva un palmo dal viso. Credo presero prima Jogon. Lo sentimmo dimenarsi e urlare. Poi gridare sempre più forte. C'era odore di bruciato. Rifiutammo di sottometterci. Eravamo rimasti in tre e presero mio fratello, Enjo. Enjo, il guardiano. Mi dispiace molto. Era un grande guerriero. E un fratello esemplare. Come ti chiami? Norio, mio signore. Dobbiamo seguirlo? Eravamo rinchiusi qui. Ci entrano a fatica 6 persone. Noi eravamo il doppio. Vieni con me, Norio. Voglio mostrarti una cosa. Vieni da Toyotama. Com'è la situazione lì? Sopravvivono i Kushidera e i guaritori di Akashima. Pare resista anche il covo pirata della baia di Umugi. Una volta finito, cos'era? Fermiamoci qui. Gli invasori arrivano a migliaia. Ora che Lord Shimura è libero, può condurci alla vittoria. Spero che ti unirai a noi. I monaci del tempio ci aiuteranno. Sono a una giornata di viaggio. Unitevi a loro e insieme rispediremo i mongoli in mare. Vendicheremo tuo fratello, Norio. E tutti i monaci morti qui. Non cerco vendetta.
ma combatterò per la pace. Se vincono, questo è solo l'inizio. Un nuovo orizzonte, vabbè. Oh, dai. Sì, meno male. Ok, questa è fatta. Andrò ad aiutare i guaritori del villaggio di Akashima. Ci servirà il loro supporto in questa lotta. Posso presentarvi Hoji? Mio fratello diceva sempre che era un guaritore senza pari. Ci vediamo ad Akashima, allora. Allora, dunque, abbiamo parecchi obiettivi, ragazzi, parecchi. Qua dobbiamo andare... Ah, il racconto di Ishikawa, adesso possiamo proseguire il suo racconto. L'ultimo monaco guerriero, dobbiamo andare qua. Qui c'è Lady Masako. Qua c'è Yuna. C'è tanto, ragazzi, da fare. Parecchio, direi, parecchio. E a questo punto potremmo prima di tutto controllare che c'è qua, ma visto che abbiamo 4 punti tecnica, io direi anche di spenderli. Poi potremmo fare colpo ritardato, un attacco rapido ritardato con friggedano. Oh sì, ci può stare. E anche questo, para i proiettili in arrivo mentre sei in guardia. Sì, va bene. Mo vediamo che ci sta qua. Dovrebbe essere vicinissimo in realtà. Ah, cosa del bambù. Atto 2. Riconquista il castello Shimura, ok. Kotun-kan sta inviando soldati a razziare le fattorie di Izuara. Libera le fattorie e salva la tua gente. Madonna, quanta roba, ragazzi. Quanta roba. E quindi ci tocca anche tornare indietro per liberare queste fattorie. Ci tocca anche tornare indietro, ragazzi. Vabbè, se è tornato indietro ugualmente, per carità, perché tutta questa parte non l'abbiamo vista e c'è ancora parecchio da vedere. Facciamo una cosa, ragazzi, dai, torniamo indietro. Prima di proseguire per questa via, torniamo indietro e iniziamo a liberare un po' di fattorie. Che dite? Partendo proprio da questa. Quindi facciamo viaggio rapido. Salva gli ostaggi, uccidi i nemici in fiamme. Però non abbiamo frecce. Quindi in tutta sincerità chi se ne frega. Fare il bonus. Negium Harsinta! Ah, gli ostaggi dove potrebbero essere?
Allora uno sta qua. Resto qui finché non è sicuro. Però ci sono nemici, quindi dobbiamo. Farli fuori tutti. Quindi probabilmente qualche ostaggio stava anche dentro l'altra casa. Andrà tutto bene. Se c'è un samurai, significa che Lord Shimura è davvero libero. È un gran giorno, signore. Quindi facciamo che... controlliamo anche qua. E poi andiamo là sotto. Sì, sta qui. L'ostaggio. Negium Harsinta, due! Finché non sono morti. Chiharu! Aspetta. Ti libererò. Non ho mai visto un giorno più bello. Attenzione là fuori. Non farti ammazzare. Presumo che l'altro ostaggio si trovi qua. Cosa vuoi fare, stronzo? Non vedo niente. Così fortunato. Va, evita i pericoli. Beh, abbiamo fatto, no? È il fatto che ce ne sono tanti villaggi da liberare. Ci vorrà un bel po' di tempo. E dai, svegliati, c'è del lavoro da fare. Thank you.
Parla con la donna in lacrime. Che cosa è successo? Mio signore, posso parlare con voi? Sono stati gli invasori? Non c'entrano, signore. Dei banditi stanno terrorizzando Komoda. Hanno massacrato la mia famiglia come bestie. Allora li abbatterò come bestie. Dov'è morta la tua famiglia? Nella nostra casa, a nord, vicino al fiume. Andrò là e rintraccerò i banditi. Come ti chiami? Saki, signore. Vendicherò la tua famiglia, Saki. Gli allegri banditi. Ok. Ok. Vabbè, andiamo. Andiamo. I mongoli quanti cavalli avranno portato sulle loro navi? Centinaia almeno. Non sarà stato facile nutrirli e tenerli in vita. Chissà come hanno fatto. Nobu, bravo, vieni! Il capo è capace di tutto. Gira voce che il Khan abbia confuso. Petro è entrato nella baia di Azam. Si è fatto passare per un è la via corretta? Sì, dobbiamo seguire il fiume. Andiamo, Nobu! Allora, fermi un attimo, che qua c'è una sorgente termale, quindi ne approfittiamo, ovviamente. Il tocco di un amante. Mi piacerebbe avere compagnia. Ne è passato di tempo. Provaci con Yuna, no? Magari ci sta. Essere la casa di Saki. Controlliamola. Ha tentato di reagire. Uccisa a sangue freddo. Una mappa che indica questo posto. Cosa c'è scritto? E poi saremo finalmente insieme. L'attacco non è casuale. Qui non c'è altro. Meglio controllare fuori. O magari becchiamo qualche traccia. Morto proteggendo la sua famiglia. Eccoli qui, infatti. Molti uomini diretti verso la strada.
Aiutatemi, signore! Cos'è successo qui? Avevo saputo della liberazione di Keci. Volevo portare cavalli e medicine, ma i banditi mi hanno trovato. Hanno preso tutto. Hai idea di dove siano andati? Parlavano del villaggio di Komoda, di quel che ne resta. Andrò lì. Riesci a camminare? Keci non è lontana. Credo di sì. Trovate quei bastardi. Si stavano divertendo. Ma mi diverto anche io, eh. Bravo. Ma quanto è distante? Ok. Allora ragazzi, facciamo così, cioè siamo di strada, andiamo in questa fattoria, poi non lo so. Su, dai! Troveremo anche qualche punto di interesse lungo la via. Così lasciamoli stare, non perdiamo tempo. Ok, sì, ci siamo. Sembrava un rumore. Vediamo. Sei morto! Giù! Addosso! Oh! Fate che mo devo trovare i prigionieri. Assassino nemico dall'alto. Cosa si potrebbe fare? Rimma solo lui. Ma... cioè dovrei proprio assassinarlo, lanciarmi così... Aspettate, ma forse se riesco ad arrampicarmi qua... Ma non credo sia fattibile. Resto qui finché non sono morti. Oi, guarda che... Siete la risposta alle mie preghiere. Vai, stai bene. Portami via da qui. Non mi Ok, basta. Oh.
Ti libererò. Ormai avevo perso le speranze. Trova un posto sicuro. Fa attenzione. Allora, ce ne stanno altri due. Ce ne stanno altri due. Finita, grazie. Attenzione là fuori. Deve esserci una via di fuga dall'isola. I cavalli qua. Siamo a tre. Chissà dov'è l'altro. Forse ci siamo persi all'ingresso. Facciamoci un giro qua. Non riuscivo mica a trovarli questi, Ma che cazzo? Eppure bastava così poco. Chi c'è ancora? Chi c'è? Ah, zitti. A posto, non c'è più nessuno. Andrà tutto bene. Sono ancora vivo. Grazie, signore. Vai, stai bene. E anche questa fattoria l'abbiamo liberata. Belle grandette, però, come fattorie, devo dire la verità. Dai, vai a dammelo un altro punticino tecnica. A sto punto, ragazzi, continuiamo a dirigerci verso città di Komoda, perché abbiamo dei banditi da uccidere. Avanti, Nobu!
Moda, i banditi potrebbero essere qui. Sono gli assassini che cercavo. Beh, allegri sembrano allegri. Sfoderate le armi! Ti leggo la paura negli occhi. Sentite voi altri. Dai. Attenzione, là. Signore, mi lascerete andare? Se mi dici la verità, di chi stavano ridendo questi cani? Di una poveretta. Era innamorata di Haruo, il capo. Gli ha detto dov'era la scorta di riso della sua famiglia. Si chiamava Saki? Sì, Saki. Credeva che Haruo ricambiasse il suo affetto. Invece ha ucciso la sua famiglia, ha preso il riso e l'ha abbandonata. E sono stato l'esecutore della sua vendetta. Va via da qui! Devo parlare con Saki. Torna da Saki. Che sta succedendo? È successa una tragedia. Dov'è Saki? Si è affogata nel fiume. Da quanto ho capito, si dava la colpa per la morte della sua famiglia. I banditi che ha incontrato sulla strada la manipolarono. Non sono più un pericolo. Grazie, signore. Almeno c'è del bene in questa storia. La tua leggenda si accresce, ok. È stata un po' triste come esito, ragazzi. È stato un po' triste. Allora, cosa possiamo fare? Questo per forza. Le guardie controllano i suoni strani. Le campanelle possono distrarli o attirarli. E potremmo anche sbloccare atterraggio sicuro. Yuna cade sempre in piedi, tipico dei ladri. Rotolando poco prima di atterrare, ok. Amuleto del battitore. Bene, che dite, ci controlliamo anche questi due punti di interesse? E poi ci salutiamo, ragazzi, perché altrimenti si fa troppo lunga. Qui! Magari qualcosina la farò anche per conto mio. Ok, una tana delle volpi.
Beh, però ha funzionato, eh. Non ci siamo spezzate le ginocchia. Allora, poi andiamo qua. Che roba è? Pensieri sulla pace. Dietro la brezza, sospirando nel vento, su nuove rotte. Fascia della pace, ok. Molto bene ragazzi, c'è tanto da fare, ma come già detto qualcosina probabilmente la farò anche per conto mio. Dobbiamo ancora liberare parecchie fattorie, ce ne sono tante qua. Anzi, in realtà sembravano di più, 1, 2, 3, 4, per il momento ce ne sono 4. Però faremo un po' e un po', nel senso che liberiamo qualche fattoria e poi proseguiremo anche per di qua e magari ci dirigiamo verso il monaco guerriero. Il racconto di Norio, 1 di 9. Ok, e poi proseguiremo pian pianino anche verso gli obiettivi principali che sono abbastanza distanti. Ne abbiamo 3 al momento, 1, 2 e 3. Perfetto. Molto bene. Ragazzi, voi come sempre fatemi sapere la vostra, lasciate like, condividete, iscrivetevi al canale, sempre se vi fa piacere, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.